Ok, avevo chiesto alla squadra più minuti di intensità perché 30 in gara 1 non erano bastati. E mi hanno ascoltato. A parte i primi 5, dove forse pensavamo che Trieste potesse partire come gara 1, ma invece no, perché voleva azzannare una preda sanguinante. Dopo 5 minuti orribili, 16-0, credo che nessuno dentro questo palazzetto si sarebbe aspettato di vincere allo scadere, nell'ultimo minuto. Questo perché? È un'analisi molto semplice. Perché c'è uno staff, c'è una squadra, ci sono dei giocatori che odiano perdere, che non si accontentano mai, che anche raggiunti gli obiettivi non sono mai sazi. E questo ti concede, anche sotto 16-0, di giocarti una partita sul campo della squadra migliore del campionato e di portarla via quasi, quasi. E niente, l'ho detto a Sport Italia, lo ripeto a voi, orgoglio, orgoglio per questa squadra, orgoglio per questo staff, perché chi passa le notti in piedi a guardare gara 1 e a provare qualcosa per gara 2 sono Stefano e Salvatore, insieme a me, ovviamente io non è che vado a dormire, però i miei due assistenti sono grandi, e perché ci sono, c'è una struttura che ci concede questo. Sono un po' scosso, devo ammetterlo, capirete, non perché pensavo di aver vinto la partita, perché questo sport è magnifico e non è mai finita, quindi anzi quando Green è andato a tirare i due tiri liberi con lo staff ci siamo guardati e mi ha detto, oh, invece di prenderlo allo scadere abbiamo preso a 12 dalla fine. Poi il tavolo non chiama al cambio, noi avevamo rimesso la palla, siamo riusciti ad andare, e invece rimettendo la palla un'altra volta non siamo riusciti a fare quello che volevamo, quello che abbiamo per i finali di partita, ma credo che avessimo trovato un buon tiro. Sean Powell non ha nessuna colpa, pensavo ci fosse un secondo in più, era marcato da Bowers, lui doveva tirare la palla, me l'ha già detto, ma non gli si può imputare niente, ha fatto una partita super. E quello che vi voglio dire è che questa squadra in questi mesi ha costruito una mentalità in cui uno dei migliori americani del campionato, per vincere una partita a Trieste, se vede un ragazzo del 98 più libero di lui, gli passa la palla. A me questo basta. Per me questa è una vittoria, ce ne torniamo a casa 0-2, solo e soltanto sui giornali, nel punteggio, su Facebook, su Instagram, siamo a 0-2. Ma nel mio cuore, nel mio morale, siamo 1-1 e vedere Sean Powell, che sbagliando, perché è un errore, e lo sa, ma non possiamo dire niente, serve Lorenzo Mascoro che era completamente libero. E credo che alla fine avesse dato tiro non valido per qualche decimo di secondo. Quindi, niente, noi non molliamo ancora, l'avete visto, proveremo a partire un po' meglio e a finire ancora meglio andando a prendere più tiri liberi. Non ho il recapito dei quarti, quarto per quarto, ce l'avete quarto per quarto? L'ultimo, tra il terzo e il quarto. C'è una differenza abissale di tiri liberi nell'ultimo quarto, evidentemente non siamo stati bravi a andare nei punti forti che abbiamo, il post up, riuscire a far fare il quinto fallo a Bowers e a Ross, dovevamo riuscire a tirare più tiri liberi con la facilità con cui ha tirato Trieste, non siamo riusciti a fare quello, quindi è l'unica cosa di cui mi rammarico. Scusate, mi sono dilungato, a voi. Ci sono domande? Coach, cosa vai a fare nell'ultimo possesso, visto che ha detto che c'è stato... L'ultimo con i 12 secondi o uscendo dal time out? Uscendo dal time out. Quindi, cioè, dai 12, se non ci fosse stato l'incidente del cronometro, cosa avreste fatto? Lui mi fa sempre domande, che se io le dico, c'è la prossima partita. Abbiamo una situazione finale in cui la palla non va a Maspero, va a Corbett, ok? Quindi dai tiri liberi l'avevo sistemata,
ok? Dai tiri liberi, avevo parlato con Corbett, avevo parlato con chi doveva dai lunghi ed eravamo pronti a fare quella situazione. Sicuramente non avremmo trovato un buon tiro, sicuramente avremmo perso la palla, sicuramente avremmo fatto passi, però l'avevamo sistemata. Siamo andati di là, se vi ricordate, Corbett era lì che iniziava a zizzagare e quando Corbett inizia a far così, secondo me qualcuno si deve preoccupare. Purtroppo, se il cambio fosse avvenuto prima normalmente, l'avremmo fatta perché la rimessa era da fondo. Invece, un po' di confusione, Corbett l'hanno rianticipato, siamo dovuti andare a fare un'altra cosa. Quindi, ma questi sono dettagli, noi dovevamo essere sopra e eravamo sotto, quindi non ci dovevamo arrivare lì, dovevamo essere sopra, quindi era una situazione per Corbett, per rispondere alla tua domanda. E un'altra considerazione. Quanti anni hai? 20. Bravo. Un'altra considerazione. Sotto i 12, situazione difficile, gara 2. Però comunque sia. Sotto di 12 arrivato... quando? All'inizio? No, 12 secondi alla fine. Ah, scusa, ok, sotto 12 secondi, ok. Comunque sia Trieste aveva da Rossa 4 falli, Bowers a 4 falli ed eravate sotto di 1. Ha considerato il fatto di andare sotto? Andare sotto canestro con 12 secondi senza time out, arrivare di là, quanti ci mettiamo? Ce ne mettiamo almeno 6 proprio se andiamo a metterla dentro con 6 secondi, quello era impossibile, non è la situazione ottimale, ci abbiamo provato tanto prima, ma già per superare metà campo facevamo fatica a un certo punto. Per metterla in post up l'abbiamo messa, non siamo riusciti a subire i falli che volevamo, quella situazione finale credo che Corbett e Powell insieme potessero trovare una buona soluzione. Altre domande? Classica domanda, quando Mussini ha segnato quel tiro da 3? La difesa era ottima. Abbiamo scalato, il difensore era con le mani sulla linea di passaggio, voglio andare a rivedere quanto era vicino il difensore che è uscito su Mussini, la difesa era ottima. Secondo me abbiamo fatto una partita difensiva perfetta, abbiamo creato tante difficoltà a Trieste, ha dovuto tirare spesso in situazioni difficili. Mussini è un giocatore di un'altra categoria, che quel tiro quando conta te lo mette, ma lo stesso Green che ti mette i due liberi, cioè Trieste continua a tirare un turno su 22 liberi, una squadra con una qualità immensa, quindi se in una partita punto a punto, noi abbiamo tirato 11-12, quindi oggi i liberi sono pari, è logico che su 22 la percentuale conta tanto, però in una partita punto a punto una squadra che tira 21 su 22 tiri liberi è sintomo di grande grande qualità, e quindi i meriti di Trieste sono assoluti, non l'ho detto ma non credo di aver messo in dubbio, i meriti ci sono, però oggi meritavamo più noi, questo lo devo dire, Trieste ci ha creduto fino alla fine, l'ha vinta, ma oggi meritavamo più noi e come ho detto andiamo via 0-2 ma con tanto orgoglio e non molliamo di un centimetro, prima di cadere il coach che è entrato in sala adesso, vi assicuro che dovranno tirarci giù parecchio. Coach, un'ultima domanda. Ho avuto la possibilità di vedere una statistica avanzata di Trieste per quanto riguarda il secondo quarto, ovvero il fatto che loro nel 47% dei casi hanno perso il pallone. Più merito vostro o demerito loro? Secondo te? Dai, facciamo un po' di domanda. Secondo me è stato un... posso dire? Un corso di colpa? No, dai, se no è troppo facile, me lo chiedi, secondo te? Secondo me è stato un mix, onestamente. Secondo me? Cioè, secondo me si è visto il fatto che voi siete stati in piedi la notte su Jack. No, questo no. Siamo stati in piedi la notte, ma abbiamo fatto altre cose. Dal 16-0 è cambiato solo che abbiamo iniziato a pressare e essere aggressivi e mettere un po' di mani sulla palla, non è cambiato assolutamente niente. Ci abbiamo provato in gara 1, ci abbiamo provato in gara 2 e ci proveremo ancora di più in gara 3. Trieste ha fatto una partita super e ripeto ha meritato e noi abbiamo messo mani sulla palla, messo aggressività e abbiamo fatto un'ottima partita difensiva. Dopo i 105 segnati in gara 1 gliel' abbiamo lasciati 80, erano 52 al terzo quarto, ripeto, ottima partita della mia squadra da replicare immediatamente fra 3 giorni in casa nostra. A posto così. Grazie.